Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come. Della vicenda Totti Blasi se ne parla da mesi ormai, e ogni giorno spuntano nuove indiscrezioni. Questa volta a lanciare la bomba, però, non sono stati gli ex coniugi, bensì la famosa parrucchiera, che avrebbe fatto da tramite tra Ilaria e il suo presunto amante. La dichiarazione rilasciata è senza mezze misure, vediamo esattamente cosa ha detto. Dopo l'intervista fiume rilasciata da Totti al Corriere della Sera, sulla pagina di Gossip si è scatenato l'inferno. Per quanto i due sembravano voler mantenere il silenzio per tutelare i figli, alla fine Francesco ha parlato e ha raccontato più del previsto. Nell'intervista Totti ha chiarito diverse dinamiche ed è sceso nei dettagli della loro separazione. Parlando di Ilaria, ha affermato che la sua ex moglie aveva un amante, chiarendo anche le tempistiche dei presunti tradimenti. Secondo il racconto dell'ex capitano della Roma, sarebbe stata lei la prima a tradire. Totti avrebbe trovato dei messaggi incriminatori e dopo svariati tentativi di recuperare la loro relazione, avrebbe conosciuto la sua attuale fiamma, Noemi Bocchi. La confessione di Totti, quindi, punta il dito su Ilaria e fa accenno a un grave atto di adulterio. Nel raccontarlo, Francesco ha coinvolto anche Alessia Solidani, oggi ricercatissima su internet. I fan, infatti, vogliono sapere qual è la sua versione. La confessione di Alessia Solidani. Alessia è una famosa parrucchiera che, oltre ad aver messo mani nella chioma di Ilaria, avrebbe anche aiutato la showgirl a coltivare il suo rapporto extraconiugale. Ho visto che c'era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilaria e un altro. Alessia, la parrucchiera di Ilaria, la sua amica, afferma Francesco. Certo, questa rimane la sua versione, visto Ilaria non si è mai espressa. Sarebbe bello poter ascoltare le due campane, ma la conduttrice dell'Isola dei Famosi sembra che non abbia intenzione di parlare, per ora. La parrucchiera è stata accusata pubblicamente da Totti di aver fatto da tramite, favorendo il tradimento. Messa in mezzo a una situazione così scomoda, dopo giorni di silenzio è arrivata la dichiarazione che tutto il mondo aspettava. Alessia Solidani ha provato a mettere un po' di ordine nel caos mediatico con una breve ma incisiva dichiarazione che recita: non ho intenzione di rilasciare interviste perché questa è una cosa molto privata tra loro due e riguarda un'amicizia anche nostra, tra tutti e tre, che è durata più di 20 anni. Non ne parlerò né ora, né mai. Sono stata messa in mezzo pubblicamente, sono persone che stanno soffrendo, quindi lo capisco. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.